aspetta il tuo idolo. Nel salotto di Mirtilla tutto può accadere. Le interviste che non ti aspetti le puoi sentire solo su Radio Free Station, con Mirtilla, i suoi ospiti e i nostri ascoltatori. Il salotto di Mirtilla, dove la comodità non ha prezzo. Ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, questo pomeriggio noi abbiamo ospite qui nel mio salotto un cantautore che fra breve andremo a scoprire. Lui si chiama Sergio Cintura. Ciao Sergio, tu ci sei? Sì, che ci sono, e buonasera a tutti. Allora, vogliamo far conoscere un pochino chi è questo Sergio, quando ha iniziato la sua passione per la musica, da dove viene? Ecco, diciamo che sono nato a Napoli e il mio accento non tradisce. Infatti, è rimasto. Si sentirà sicuramente. E niente, la musica è stata la mia passione da ragazzino. Ho cominciato... dare ad avertelo detto con gli scatole della Milcana, cioè, sì. Una volta consumati e messe delle molle elastiche, riuscivo a comporre dei suoni, e compreso qualche frase di una canzone, e mia madre intenerita detto: vabbè, ti compro una chitarra. E da lì è nata la passione per la chitarra, per la musica, per... e giù gli anni 60-70, cui io sono datato, quindi finisco in quell'età, è stata secondo me un'età eccezionale per la musicalità, per le canzoni, per il fatto che duravano pure un po', quindi te le ricordavi con passione, un fatto che diventava anche, accompagnava un'estate, l'estate prossima si cambiava, gli amori che andavano e venivano, ma forse è l'età buona che è andata via, diciamo così, ma comunque sì. Da lì... fino a un pezzo di università che ho fatto fino a 2 anni di ingegneria, o si lavora o si va a studiare, quindi sono andato al lavoro e lì è passato un tunnel chiuso, dopodiché adesso che mi hanno dato, poi io sono stato l'ultimo, ma forse il penultimo della Fornero, cioè aggrappato col tram, sono uscito fuori dalla Fornero e ho avuto la possibilità di andarmene in pensione. Niente, un po' l'ho fatto per strada, perché qualche cosina l'ho fatta anche accoppiata al lavoro, ma diciamo da un annetto in poi ho cominciato, diciamo, a dedicarmi più alla musica, che diventa un riempitivo giornaliero, certo. Mi fa piacere riempirla con la musica, diciamo. Senti, quali erano i cantanti che tu ascoltavi maggiormente da ragazzo? Da ragazzo praticamente tutti, perché ogni anno ne saltava fuori uno, ma in particolare a me sono piaciuti i Giardini dei Semplici, che poi conosco personalmente Gianfranco, per aver lavorato con lui con le canzoni per bambini. Lui ha una società che lavora per bambini, ogni tanto fa qualche concorso, anzi istruisce proprio i bambini alla musica, una cosa che piaceva. È molto bello, certo. Vediamo un po' se in linea per te c'è qualcuno. Pronto? Pronto, buonasera a tutti. Riconosci buonasera. Questa voce? Non la centro, diciamo. Allora, beh, prova un pochino. Sergio dovrebbe conoscere la mia voce, perché ci sentiamo spessissimo. Sono un suo conterraneo e un suo coautore. Allora deve essere quel maledetto di giù, quello, come si chiama, il nostro... Attenzione a non sbagliare, Sergio, attenzione a non sbagliare. Ecco, che mi suscita, però non ci sentiamo da molto via telefono, vero? Ci siamo sentiti molto di recente. Vedi, io ho fatto radio per quasi 35-40 anni, dunque me ne accorgo subito chi è che mi chiama. Tu probabilmente non hai lo stesso orecchio, pur essendo bravissimo come compositore, non hai lo stesso orecchio, diciamo, per le voci. Le mie iniziali sono LS, vediamo. Vabbè, Luciano, sei tu, ma tu quando parli al telefono, l'ho detto pure, non te becco mai, sei un ragazzino.
quando i ragazzini parlano al telefono, allora gli dico, molti mi passi tuo padre, cioè. Molti me lo dicono che ho una voce molto giovanile nonostante la mia ormai conosciuta e tarda età. Non ti aspettavo, vabbè, ti ho fatto una sorpresina, ho lasciato in sospeso alcune mie cose che poi riprenderò fra poco, magari poi il resto della trasmissione. Ti ripeto, sarà il telefono questo qui, perché ho un telefono nuovo, quindi ho litigato col telefono, se va a posto. Però diciamo la tua voce è bella, tranquilla, non riuscivo a sentire chi fosse, che tipo di collaborazione avete avuto voi? È una vecchia collaborazione ormai ultradecennale, credo, almeno a lume di naso, a mia memoria, ultradecennale, abbiamo scritto diverse canzoni, soprattutto la maggior parte napoletane, alcune anche che hanno avuto diciamo un ottimo risultato, di come Venuto bene che fa male, che c'ha circa 14.000 visualizzazioni su YouTube, insomma non mi sembra male. No, assolutamente, mi sembra un ottimo risultato, sbaglio. Io faccio i testi e Sergio fa la musica. Quindi c'è veramente una collaborazione molto stretta. Io ho la grande fortuna di lavorare con lui, grande poeta riconosciuto del Novecento, diciamola tutta fino in fondo. Sempre ai vertici si è messo a mettere canzoni napoletane, le ha divise con i migliori compositori, togliete me, tra cui io. Effettivamente le parole che lui costruisce per me mi sembra una cosa, non dico facile, ma è già scritto abbastanza in metrica, ha un significato, dice delle cose che alla fine quando vai a costruire ho provato a costruire qualcosa di diverso, che gli altri compositori vanno su canzoni classiche, melodiche, napoletane, io ho voluto mettere un pizzico di sound un po' più ritmato. Infatti, bene, ma tu sei bravissimo, Sergio, sei uno dei miei migliori coautori, dunque i brani che facciamo sono tutti brani veramente di grossa caratura, non perché li abbiamo scritti noi, ma detta anche dai critici, eccetera. Dunque, anche perché vedi, io e te, pur amando la musica, e io scrivendo da oltre 50 anni, quasi 60, tu un po' meno perché sei più giovane, però diciamo, arriviamo a un certo punto, non lo facciamo per professione, dunque non siamo legati a un fatto commerciale. Allora quello che ci viene di ispirazione noi scriviamo, ed ecco perché escono delle cose belle, originali, perché noi non è che seguiamo una moda, noi scriviamo quello che ci viene per quel momento, per la testa, io con il testo, tu con le musiche molto moderne, sound come dicevi prima appunto, ma sono tue, estremamente tue, non è scopiazzata da altri, tutto qui, è chiaro questo. Poi quando c'è la spontaneità, quando c'è il sentimento, quando c'è l'amore, io devo dire che le canzoni comunque sono belle. Quindi a maggior ragione quando non c'è poi il discorso commerciale, uno scrive effettivamente quello che sente, e sono le canzoni più belle secondo me, vero Luciano? Certo, perché non devi seguire per forza quel filone commerciale, perché non devi badare alle vendite, non certo. Se ne frega di a un certo punto, avendo altre professioni, io l'ho avuta per 43 anni, ho fatto tutta un'altra attività, così anche Sergio, noi praticamente diciamo che è quasi un hobby quello, anche se io ho 2000 canzoni, se qualcuno può pensare che io le abbia fatte per fare un commercio, assolutamente no, a me, io ho iniziato a scrivere che avevo 13 anni, ma c'è una certa età e io posso anche dirlo perché tanto sta scritto anche su Facebook, sono del 40, dunque non sono più giovanissimo. Sei un ragazzino, Luciano? Come? Sei un ragazzino? Sono un ragazzino, certo. Sì. Vedi, io dico a me stesso che ho una mente giovanile e sono purtroppo un corpo anziano, posso farlo. Gli anni sono quelli che sono, però non te li puoi nascondere. Però si dice che quando il cuore è giovane, si è giovani dentro e anche fuori, no? Perché è l'atteggiamento quello che conta. Certamente, anche come porsi di fronte alla vita, comunque vada, certo, sono perfettamente d'accordo. Quello sì.
Allora, state già lavorando su qualche altra cosa voi oppure? Al momento no, stiamo un po', diciamo, fermi perché abbiamo sfornato un bel numero di canzoni e siamo lì praticamente adesso con queste canzoni che stanno un po' in giro. Ma comunque in cantiere c'è qualcosa, lui ha dei testi ancora da musicarmi, poi vedremo quando e come poterli, diciamo, sviluppare. Dipende adesso da Sergio, perché i testi io ce li ho fatti. Quindi sta a te, Sergio. Sei in pensione, comincia a lavorare. Eh sì, già, questo caldo va bene, c'è, cioè, una cosa che è piacevole, comunque si può fare, si può. Io ho un difetto, tra virgolette, quello di stare in Sardegna, che Sardegna è una bellissima, certo, isola, e ci torno, cioè sono 30 anni che sono qui e continuerei a vivere tranquillamente perché è eccezionale. Ma il problema è che non trovo cantanti napoletani, perché il problema è che io con questa voce che va e viene grazie all'allergia non mi sento sicuro, e allora non riesco a essere spedito sulla costruzione di una melodia, e quindi me la devo sudare sotto questo profilo. Ripeto, in più non ho una possibilità, in sardo che ne canta bene il napoletano è un po' dura la cosa. Te lo presento io, te lo presento io, Sergio, un cantante napoletano. Sono stato costretto a cantare io. Quindi, visto che dovevo cantare io, perché nessuno me le cantava, e sono queste canzoni che abbiamo fatto per Luciano. Cioè, Lunale molto mi piace perché è una cosa divertente per me, perché proprio le parole, proprio quelle iniziali praticamente, dice: ti porta appresso cellulare muto, cioè, ha dato subito l'impressione, sa, di quelli. Il cellulare muto per me è uno che cammina senza ascoltare, e mi ricordo spesso mia figlia che la chiami la prima volta, la seconda e anche la terza, dopodiché ti sei scocciato, ti chiama lei, cioè. E allora appunto, ma che tu porta a fare? Ma che ti chiama a fare e non rispondi? Cioè, che ti posso chiamare io a te se tu poi alla fine non mi rispondi? No? E da qua mi è nata tutta l'idea di... È il problema dei figli. Divertente. È il problema dei figli che hanno il telefono, ma i genitori non rispondono mai. Se fosse il fidanzatino, vedi tu come risponderebbero. Di cosa? La prima, la seconda e la terza volta, poi forse non c'è, ha lasciato il telefono a qualche parte, dopo un po' ma mi ha chiamato e si è maschio, ma non ti ho portato a fare il telefono appresso. No? E da lì questa cosa è saltata fuori ed è una cosa divertente. Che poi manca a farlo apposta questa idea, cioè quello che tu pensavi, io l'ho sviluppato senza che noi ci sentissimo. Cioè, voglio dire che a me, diciamo, la storia di Leofederolaro Muta è quella di, diciamo, di una donna che io praticamente la chiamo e lei purtroppo non mi risponde. E manca a farlo apposta è proprio il soggetto che tu aspettavi per poter andare avanti, chiaro, con la musica. Sì, ma ripeto che poi il giovanotto qua di fronte praticamente me le scrive pure bene, a volte non devo aggiungere qualche cosa che per andare in un ritornello per chiudere poi la metrica musicale. No, ma di massima che... tu rispetti molto quello che sono i miei, dico, devo dire la verità, la maggior parte dei miei coautori o compositori rispettano molto i miei testi, li cambiano molto poco, e sono questo mi gratifica, perché chiaramente vabbè, allora praticamente il testo è andato bene già com'era, però qualche parola sempre si aggiunge o si leva per esigenze, diciamo, musicali. Questo è normale, certo. Tu comunque canti bene, poi anche quando fai i duetti, la maggior parte, due o tre di loro hanno i duetti ottimi, sia con Manuela Giudice sia con tua figlia, siamo a posto. Con mia figlia la vedo una volta all'anno, che è a Firenze con i suoi lavori, e quindi anche quello è un motivo di essere soli per, diciamo, chiedo l'appello che in Sardegna, soprattutto nella zona di Cagliari, il cagliarinano, che sì, sono a Sydney, quindi sto in quella zona, se c'è qualche pure un bel cantante sardo che poi parla napoletano, se lo fa, cioè, io non sono chiuso assolutamente, sarei pure contento, cioè. E quindi insomma mi ritocca cantarmele da solo, pazienza. Vabbè, diciamo che ne abbiamo pure qualcuna, una cantata, ma pare anche da Maria Rosaria Vardi, no? Che abbiamo fatto, Figli e sta città,
che c'è anche la reinterpretazione di Raffaele Paribello, dunque abbiamo avuto qualche altro interprete oltre a te, Alberto Galì, che pure ha cantato Non bene che fa male, che poi è stata cantata anche da Mila Sirvo, dunque diciamo che abbiamo avuto qualche altro cantante che è riuscito a cantare le nostre canzoni, fortunatamente. Ma poi c'è il nostro Dario Lustighelli, bravo, il nostro grandissimo tenore, che, al quale mando i miei migliori saluti appena ascolterà la registrazione, perché sicuramente non sarà in diretta in questo momento, che fu. C'ha da fare. No, ma questo è un periodo estivo, lui si trasferisce diciamo al mare, dunque sta là. Meglio di noi sta. Certo, a me, meglio di me, che sto in colline, come sai, sto al Vomero, dunque a Napoli sul Vomero. Vogliamo ascoltare insieme, se ne avete voglia, proprio questo brano Cellular Mood cantato da Sergio. Per me va bene, per me va bene, non c'è problema. E allora l'ascoltiamo insieme. Pronto?
e noi torniamo in diretta dopo aver ascoltato questo bellissimo brano O Cellular Amore. Chi è che cantava insieme a te, Sergio? La mia figlia, la obbligo a cantare perché le volte che viene. Sì, l'obbligo perché se non me lo fa. La cosa. Però davvero ci mettiamo poco perché è molto musicale, quindi basta che ha l'indirizzo di una melodia e quindi mi segue. Poi ci conosciamo da molto tempo. Vi conoscete, ecco, quindi c'è comunque una certa affinità, voglio dire, no? È normale. Questa è la più piccolina tra virgolette, l'altra più grande, Francesca, che ha cantato con me anche da bambino, abbiamo fatto le canzoni del bambino, però diciamo è meno vicino alla musica, però mi ha dato un nipote, quindi ha ricompensato col nipote. Andrea, dove è Andrea? Che deve andare. Ma mi sembra che pure Francesca abbia duettato con te qualche volta, mi sbaglio. Sì, ma sto confondendo con l'altra. No, è sempre Roberta negli ultimi pezzi, mentre nei pezzi, diciamo, da bambino c'era anche lei. Cioè, con la collaborazione nostra, ho capito, precedentemente. No, precedentemente. Sì. E poi c'è il nipotino Andrea che è fatto apposta che come per i bambini a Natale, no? Sono fatto apposta per rompere le palline di Natale, quindi sull'albero. D'altra parte il compito dei bambini è quello di rompere le palline il giorno di Natale. Soprattutto alla nonna Anna, che praticamente, oltre perché è una maestra alimentare, quindi c'ha tanti bambini, ci manca solo il nipote. Quello ha fatto l'amplay. Sergio, goditeli adesso i nipoti, perché vedi io. A me, oddio, li sto godendo lo stesso, ma tieni presente che il più grande c'ha 30 anni, c'ha il mio nome e cognome, perché mio figlio ha voluto anche mia nuora mettere il mio nome, Luciano Somma Junior, e poi c'ho il più piccolo che c'ha 20 anni. Dunque mo sto aspettando un pronipote che fino a questo momento non mi vogliono ancora dare i tre nipoti che c'ho. Ma quanti anni hanno i nipoti grandi? Luciano, quanti anni hanno i nipoti grandi? Il primo c'ha 30 anni. Allora sarebbe ora. Sarebbe ora sì, ma no, vogliono convivere, vogliono aspettare ancora per un poco per avere figli. Questa è la nuova generazione, non tutti quanti la pensano allo stesso modo. Alla stessa maniera, è vero. Infatti, io rispetto per l'amor di Dio, ogni decisione è meglio rispettarlo perché qualsiasi suggerimento un domani può essere, diciamo così, usato come contro boomerang anche te. Torna dietro. Potrebbe essere usato contro di te e quindi è meglio stare zitti. Cioè, come un boomerang, devi dire addosso. Tu è meglio che ognuno si fa i fatti suoi sotto questo profilo, insomma, rispettare l'opinione altrui. Intanto arrivano i saluti da parte di Loredana, di Laura e di Francesca. Quindi c'è anche Francesca che dice che lei ormai non mette più le palline sul suo albero, ma soltanto fiocchi. Visto che. E anche da parte di Fox. Quindi senti Luciano, tu di dove sei? Di Napoli? Napoli, sì, sono nata proprio nel cuore di Napoli, nel cuore San Ferdinando, piazza Plebiscito alle spalle. L'ho capito, sai da dove, Luciano? Sì. Quando hai detto cuore. Solo i veri napoletani sanno dire cuore, come l'hai detto tu. No, ti dirò, io ho fatto anche io radio per circa 20 anni consecutivi, dunque allora diciamo così l'accento si sentiva un po' meno, anche perché cercavo di camuffarlo un po', certo. Ma adesso vado a ruota libera, che mi frega, dunque praticamente se ne accorgono subito, basta che apro la bocca, napoletano infatti. Tra l'altro, poiché l'aspetto mio fisico non è certamente di un meridionale, peggio ancora di un napoletano, quando andavo a Torino in occasione del salone dell'automobile tutti quanti mi prendevano o per Bolzano o per Trento perché ero biondiccio, diciamo, castano, occhi azzurri, dunque mai immaginavano che fossi un meridionale, specialmente poi di Napoli. E invece prima bocca allora se ne accorgevano immediatamente. Vediamo un pochettino la differenza che c'è fra i cantanti che maggiormente preferiva Luciano e quelli che invece napoletani, parliamo di cantanti napoletani, dei grandi cantanti napoletani, e quelli invece che amava maggiormente il nostro Sergio Cintura. Eccomi qua. Allora Sergio, tu qual era il cantante napoletano che amavi maggiormente?
E io sono Peppinello di Capri, un nome a caso, diciamo. Per giunta abitavamo sulla stessa via, cioè, lui aveva la, non so se c'era ancora, viene a Zampagna, c'è lo studio musicale. Sì, sì, ce l'ha ancora, e non sta molto lontano da casa mia, come sai, no, ce l'ha ancora. Quindi siete vicini? Passavo davanti a lui, io sono proprio in cima, proprio attaccato alla montagna che c'è là lì. Comunque è una bella vista da lassù, si vede tutta l'Isida, tutto il golfo, quindi il pro e il contro cosiddetti. Quindi era piacevole il panorama. Era piacevole il panorama, ci credo. E vediamo se riesco a trovare una cosa che Peppino Di Capri aveva appena accennato per me, vediamo, non so se però indovino, perché ho tanti di quei file che a volte, vediamo se è questo. Lo sai, non è vero che non ti voglio più, Mirtilla, ascoltami, lo sai, non è vero. Non è riuscito a finirmi la canzone, pensa un pochettino tu, l'inizio l'ha fatto, il finale no, mi manca. Luciano, tu invece... Dunque, io vabbè, condivido Peppino Di Capri, però diciamo che il cantante che mi piace di più napoletano, purtroppo non c'è più, è Mario Abate. Ah, il grande Mario Abate. Il grande Mario Abate, il quale tra l'altro è stato anche interprete di alcuni miei brani, quindi ancora maggiormente ho, diciamo così, un legame affettivo. E poi diciamo un altro che mi piace moltissimo è Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, dobbiamo dire che oggi come oggi è forse uno dei più grandi interpreti, no, della musica napoletana. Appunto, sono, diciamo, per me sono, diciamo, proprio stanno in cima, però anche altri, ci sono tantissimi, fare dei altri nomi va a finire che sarebbe, diciamo, poi fare un torto all'uno o all'altro, però tra i miei preferiti sicuramente questi due brillano, ecco, come due grosse stelle. Una non, una stella che purtroppo adesso sta in cielo, l'altra invece fortunatamente ancora qui, e come è sempre presente, con, anche in teatro eccetera, fa tante cose il nostro carissimo Giovanni Calone. Che è Massimo Ranieri, è chiaro, certo. Il suo vero nome e cognome è Giovanni Calone. Senti Luciano, tu hai accennato a una canzone, a diverse canzoni, non una, che hai scritto per Mario Abate, sì. Ce ne vuoi accennare qualcuna? Una? Sì, uno si chiama E tre contrabbandiere. E come faceva? Uno si chiama E tre contrabbandiere e l'altra è, in questo momento mi sta sfuggendo, lo sai, con tantissimo, 2000 canzoni, non è tanto facile. Quante canzoni hai scritto? 2000 canzoni, mamma mia, eri bambino, sì, proprio. Sì, un 2000 più c'ho ancora un centinaio di testi da musicare, dunque è veramente un qualcosa di eccezionale, veramente qualcosa di eccezionale. Con te la diretta la faremo poi in un secondo momento, però non ti ricordi la canzone, ce la vuoi cantare un pochettino, un pezzettino piccolo? Sei stato tu che tre contrabbandiere, a casa non ne fatte più torno. E perché se c'è un portiello, un bello portiello, il portiello stacca. Questa era una canzone da sceneggiata. Da sceneggiata. A fronne e limone, come si dice. Non solo a fronne e limone, ma lo spunto fu preso da un fatto di cronaca, perché questi tre contrabbandieri furono traditi e praticamente furono uccisi dai finanzieri. Ah. E il traditore, diciamo, poi uno dei fratelli di questi tre contrabbandieri ammazza alla fine, e diciamo la mala, era una canzone di mala. Mentre l'altra invece è una canzone più dolce, però in questo momento purtroppo mi sfugge il titolo. Senti Luciano, ma tu ti senti più poeta o più autore di canzoni? Ma vedi, secondo me le due cose sono molto legate l'una all'altra, perché noi l'abbiamo visto specialmente nella poesia napoletana con Salvatore Di Giacomo, qui a Mario, che sono stati i massimi poeti ancora oggi storicizzati eccetera, che hanno fatto delle canzoni bellissime, ma le loro canzoni erano delle poesie. In effetti io mi ritengo molto più poeta, infatti la maggior parte delle mie canzoni sono dei testi poetici, specialmente in napoletano, anche perché il napoletano è una lingua molto musicale, già sì. Noi quando parliamo si può dire che cantiamo. È vero.
mettiamo in crisi anche Sergio. Sergio, ci canti un pezzettino? Mi sentivo preoccupato. Beh, te l'ho detto all'inizio, quindi ti sei preparato. Vedi, ho chiamato prima Luciano e adesso chiamo te. Un pezzettino di una canzone napoletana, magari una di Peppino Di Capri, non lo so. Tu mi trovi... E preso alla sprovvista. Una qualunque, dai. Una qualunque, un pezzettino piccolo, piccolo, una qualunque. Non va bene, O sole mio, dai, pezzettino piccolo, Vai. No, sole io, non è roba mia. Non è roba tua, allora vogliamo Monastero Santa Chiara, vai. Io ti sto dando dei titoli, Monastero Santa Chiara. Monastero Santa Chiara... Devo prendo cuore scuro scuro. Basta qua perché. Sì, sì, basta così. Canzoni corte mi piacciono molto, soprattutto. Ma esatto per cantare. Non è mestiere mio il canto, però lo faccio perché l'ho già detto che perché non me le canta nessuno, sono costretto a cantarle io, ma diciamo l'indole al canto. Oh, io ho sentito delle tue canzoni, le canti molto bene, come ha detto Luciano, quindi non. Non diciamo bugie in diretta, Sergio. Diciamo che il lavoro è fatto bene, cioè è fatto con passione, perché la passione scavalca le difficoltà. Infatti. È arrivato il titolo, fortunatamente, perché mamma si dice Vallan e stavo uscendo pazzo. Ecco. Una Chanel qua tutta blu. Si chiama. E come fa? Questo è mio, è di Gaetano Di Maio e la musica è del grande Vincenzo Agambora, autore tra l'altro delle tante canzoni di Vierno. Ah. Vierno de Frite. Pulcinello Guadalupe è la storia in effetti di un napoletano il quale arriva a Torino e praticamente a Torino si toglie la blusa bianca che lui aveva da Pulcinella e si mette la tuta da operaio, cioè tutta questi napoletani che emigrano che all'epoca, perché questa è una canzone che risale al 1971, pensa. Che partecipò anche al Festival di Napoli, cioè come partecipammo al festival che poi non si fece più perché purtroppo avevano fatto degli imbrogli e questa canzone chiaramente insieme alle altre fu scartata perché ci stavano degli imbrogli eccetera e poi Maria Abate gli piacque a tal punto da cantarla ed ebbe anche un discreto successo, ma stiamo parlando di 46, 47, 48 anni. Mamma mia. Tanti. Magari se ti fa piacere te la mando appena possibile in MP3 così magari sì. La puoi anche ascoltare oppure te la mando su YouTube perché stai anche su YouTube, te la mando su YouTube. Va benissimo. Luciano. Allora, noi ci sentiamo poi in separata sede. Certo, no, volevo appunto lasciarvi anch'io. So che tu sei impegnatissimo perché tu mi hai detto dalle 4 alle 4 e mezza e poi non posso. Infatti non sapevo nemmeno se avessi o meno potuto intervenire. No, perché praticamente voglio lasciare anche spazio a Sergio, se no facciamo la puntata a faccina. La stiamo facendo insieme. Magari appena puoi, se vuoi, io sono disponibilissimo certo, fino al 10 agosto. Sono a Napoli, dunque in qualsiasi momento la possiamo fare. Ci mettiamo d'accordo in separata sede, così almeno ci scambiamo, ecco, vediamo una data, vediamo tutto e poi parliamo io e te, tanto ormai il tuo numero va di telefono benissimo. Io ce l'ho e quindi possiamo comunicare. Luciano, io ti ringrazio veramente ti tanto. Un buon proseguimento a Sergio, ciao, un grande Luciano. Abbraccio. Ciao, alla prossima. Grazie. Alla prossima, buona trasmissione e un caro saluto a tutta la fascia d'ascolto che so che è abbastanza nutrita, numerosa e affettuosa, ok? Grazie mille, anche a te un forte abbraccio. Forza Napoli, ragazzi. Sempre. Forza Napoli. Un abbraccione di nuovo, grazie. Grazie ciao. A te, ciao. Arrivederci. Grazie, ciao. Mi rifaccio. Ti rifai. Ti rifai. Vai. Non è peccato. Vai, allora vai con non è peccato, vai. E se non suona, ma va, sembrai. Non è peccato. Non è peccato. Le frasi qua sono bellissime queste qua, E leggile. Se tu mi sogni e sì. Mi baci. Non è peccato. Non è peccato. Allora, questa è una cosa che a me affascinava nei periodi del Peppinello di Capri. E l'altra frase qual era?
vediamo. È peccato, vediamo un attimino. Non è peccato. Il testo, vediamo un attimino se riusciamo a trovare questo testo. Che sono... se mi viene in sonno, ma vestimmolo, non è peccato. Se mi dà un bacio, mi dai, non è un peccato. Questa è la frase giusta. Tu mi guardi con su occhi passione, io ti guardo, mi tremano in mano, ti mi dono questa cosa. Ti dono parecchio. Se questo potesse per me è bene, mi sarisce un bene. Carè. Peppinino mi fa sognare. Peppinino. Abbiamo rovinato la canzone perché erano. No, vabbè, ma tanto per dire, no? Ecco, però, ecco, Non è peccato, è una delle più belle canzoni anche, forse le prime canzoni, no? Di Peppino Di Capri, quindi quelle che ti hanno accompagnato quando eri ragazzino. Erano quelle che ti facevano sognare, il periodo dell'amore, il primo amore, quando ti sentivi così ti innamoravi tranquillo. Sì. Avevi bisogno poi delle docce fredde. Si partiva in quarta. Torniamo invece, mettiamo la terza, passiamo in seconda e rimettiamo la prima per poter ripartire di nuovo. La canzone Che c'è un dramma fa, ce ne vuoi parlare? Com'è nata? È nata perché lui mi ha dato un testo praticamente. Lui sempre Luciano Somma? Sì, Luciano Somma mi ha dato un testo, io qua sono messo un pizzico, guarda, il grande onore aver messo qualche cosa in più a quello che lui mi ha scritto e non si è lamentato, quindi non ha detto nulla. Ho indovinato la frase giusta e niente, che ci incontriamo, per questa è una crisi netta tra due coppie praticamente, cioè da una coppia che non riesce più a trovarsi in tutti i modi, un tema moderno che hai voglia di raccontare, ma le coppie di oggi vanno e vengono, si sfasciano. Cioè non c'è più la voglia di costruire qualcosa insieme, questo è il tema è proprio quello, insieme non facciamo più niente, perché ognuno ha i suoi egoismi, le sue intenzioni, ma io lo dico adesso, che non sono nemmeno giovane che potrei dire, ma voi fino a 30 anni, fate i fatti vostri, no? Tra coppie, coppietta, andate avanti e dietro. Dopo i 30 anni, quando ho deciso che voglio costruire famiglia, costruisco questa famiglia, e costruire famiglia significa avere un bambino, tenersi per molto tempo, non tenersi per 6 mesi e cambiare marito, questi bambini hanno due figli, due padri, due madri, l'amante del corpo, ma non ho fatto quello che volete fino a 30 anni, dico 30 anni per dire la cifra, 35, non lo so, non dipende da me, ma dopo quella data che avete fatto tutto quello che vi è piaciuto, basta. Ricomincio da capo, dico, mi voglio accasare, come si diceva una volta. Certo. E a casa, appunto, scegli una bella ragazza, una cosa tranquilla, e andate avanti, gliela costruite la forza con bene, e voi sapete che è oggi è nato giorno che mi avete senza te, io sto senza di te questo giorno e mi brucia, perché volevo stare con te, ma dico io, mettetevi d'accordo prima, cioè, non lo so, la filosofia è quella, cioè. Comunque se uno l'ascolta effettivamente dà il colpo d'occhio su questo tema che non è poi tanto è molto attuale. Esatto. L'andiamo ad ascoltare insieme, Sergio, okay? Canta Manuela, che è una bella ragazza, l'ha sentita ascoltare, quindi Emanuela sarebbe chi sarebbe la tua seconda figlia? No, questa è l'età è da mia figlia, però Emanuele è una cantante, Emanuele Giudice è una cantante che fa questo mestiere, è nata così, mi metti una seconda parte su questa canzone, e qui l'abbiamo fatta via telefono, via web, cioè io ho dato un pezzo della canzone cantato con la mia voce, e lei mi ha messo il resto. Ho capito. E la messa da parte è finita. Alla fine abbiamo costruito e saltato fuori questo con sempre il mio piccolo studio in casa che è andato a un cubice nel mio Mac. Perdo tempo. Va bene. Ascoltatela perché è divertente anche l'accoppiamento, diciamo. L'ascoltiamo insieme, ok?
fa, tutte fornuto sai, che c'è un dramma fa, è tardi oramai, e non poteva sta, un minuto senza te, spesso che sto coro ca, e va bene come chi, oine. Torniamo in diretta. Stavo chiedendo appunto a Sergio Cintora, ma chi è questa Alessandra? No, Manuela vogliamo dire. No, io lì ho sentito una voce che diceva Alessandra, si sente la musica? Mi dico, sono innocente, non riesco a darti una risposta. Non, addirittura ho visto, pensavo che fosse voi in studio, che qualcuno sa, si è parlato per passarsi l'informazione. Ma sono solo gli spiriti che cantano, che a volte sento le voci, è pericolosa questa cosa. E invece qual è la frase? Qual è la frase che tu hai messo diciamo, la trovo che qui c'è un dramma, fa che poi il pezzo forte della canzone, con un respiro di pianto, intendo un respiro pieno di pianto. Che ci incontriamo a fare questo lume per scaffare, cioè questo lume che ti sei portato appresso tra di noi, cioè non può scaldare, lo scalda, quindi abbiamo problemi a monte. E l'amore resta fuori per chi stomma sconsolata, il sentimento che nasce e muore non si sta. E diciamo che questa è la parte che lui mi ha dato l'assenso, mi ha dato la capacità di averlo messo bene in questa canzone. E sono soddisfatto che non mi ha corso appresso, nel senso che tutto è fatto bene, un maestro come lui, cioè, un maestro del 600 che
è ancora tra di noi e ci mette la soddisfazione delle sue canzoni, il suo modo di... l'hai visto, è molto alla portata di tutti e quindi è bello goderselo, ecco. Certo. Senti una cosa, ma tu praticamente stai lavorando in questo periodo o ti stai riposando, visto che stiamo appunto nel mese di luglio e visto che sei in Sardegna? In Sardegna fa caldo. Quindi? Quindi abbiamo problemi di caldo, anche se qualche volta il maestralino ci dà una mano. Una piccola, manina, ecco. Diciamo. Quindi, ti stai rilassando, in poche parole, tu ti stai rilassando al sole? E al sole c'è un bel terrazzo io, onestamente, sul terrazzo che vedo il poetto, quindi casco sempre bene sulle case. Quindi non hai bisogno neanche di andare in spiaggia. Diciamo che vado, che ci devo andare, ma di solito vado a correre al poetto, nel senso, ho fatto 8 maratonini. Ho visto una tua fotografia dove appunto correvi. Ho visto effettivamente. Faccio finta di correre perché. Ah, fai finta, diciamo, di correre. Che nella mia categoria in classifica sono arrivato un 300esimo il più. Però l'importante nella mia è partecipare, diceva. De Coubertin diceva l'importante è partecipare. E partecipare. No, lasci che bisogna fare un cuore così, altrimenti. Ah, ecco. Per strada, acqua, vitamine, cose per tenerti su. E invece per la categoria sono arrivato nei primi 50. Sei andato abbastanza bene. Erano quasi 3.000 a correre. Cinquantesimo è andata bene, è andata. Sì, sono contento anche per questo. E quindi il mare me lo godo così, perché è bello vederlo, perché quando uno corre si vede il poetto che va avanti e indietro, che non è che va avanti, sei tu che va avanti e indietro, quindi ti vedi il poetto, ed è una cosa bellissima. Molto bella. Cioè, sì. Molto bella. Senti, abbiamo un altro brano da far ascoltare, molto molto bello. Si potesse, ma io lo pronuncio bene in napoletano, si potesse via. E diciamo che dall'esterno qualcuno noterebbe che non sono napoletano, influenza straniera, diciamo. Ah, ecco. Però diciamo va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Si potesse un ria. È grande questa. Che vuol dire? E se posso fare la classica situazione umana, no? Nel senso che tu vuoi fare un sacco di cose. E ne vorresti anche concludere, però soprattutto perché è una donna amata e quindi, e soprattutto se poi non è ricambiata questo amore, perché questa, la storia dice questo, che io ti vengo appresso, cerco di fare cose, sono innamorata e alla fine nell'essere innamorato ti fai male, cioè nel senso che dall'altra parte non c'è quella non c'è corrispondenza e quindi a quel punto lì rimane tutto, già la prima frase, stasera cammino, vado cadendo, camminando, chissà, forse o vicino che stronga bevendo, cioè nel senso ubriaco, questa è la frase, in strada stronga cercando, cioè uno ingelosito, questa donna che lui innamorata non si fa trovare, non lo sfugge. E per tutti i gradi saliendo e scendendo, cioè questo sale e scende, immagino che sale e scende alla ricerca di questo amore che non trovo. Pericoli scuro, non passa nessuno, solo un membro qua più dicolo scuro e non c'è niente, un lampo, un turno, una nuvola scura, la pioggia che scende non mette paura, quindi è un vento temporale, sto coraggio. Mamma mia, veramente. E il cielo arraggiato che chiagne con me, quindi sta, dice guarda come chiagne, il cielo come piange. E quindi siamo in due a piangere e allora il papà cuore, tu sei una febbre, una malattia, e è tutto il bene e la passione che c'è per te mi brucia, non funziona, non dovrebbe cambiare donna, ecco, detto così tra di loro. Deve cambiare. Perché altrimenti soffri in silenzio e non va bene. No, assolutamente no, non bisogna soffrire in silenzio, ma bisogna urlare quando uno. Ecco. Le idee chiare funzionano. Quando tu invece io presumo che tu è fatto, fa un casino che manco.
che manco di immagini. È vero. Per essere chiaro, sì, sì, no, no, sì, dico forse. Forse. Allora, forse ci guardiamo, già... ci conosciamo. Infatti, quel forse non si sa se sì, se no, se un ni. Però ti sto dicendo forse, che siamo nel forse, quindi tu non ti buttare avanti e io non mi butto avanti. Se poi dico sì, va bene, non mi butto. Se ti dico no, ognuno se ne torna a casa su. Ok, molto chiaro il concetto. Invece non, questa cosa non funziona. Non funziona. Non funziona, perché io decido per te che ti va bene, sei tu che non capisci a me che io ti ho detto che tu devi stare con me. È contorta la cosa. Forse è meglio ascoltare la canzone, tu che dici? Sì, forse sì, è meglio. La musica ci salva. Ok, vai. E qua c'è mia figlia che mi fa il controcanto. Ah, ok. Chissà forse ho vino che stonga bevendo, intanto per strada te stonga cercando, e tutti sti cari saliette e scendendo, le vigole scure non passa nessuno, un lampo, un buono, una nuvola scura, e la pioggia che scende mi mette paura, io ci la raggiare, non chiami il mio. Che quest'ombra si perde in Giovanna la croce, a lunga ti manda, ti chiama, va via, non spregio, ferisce, che sta anima mia. Tu sei la freva, tu sei la malattia, su bene passione che ancora una cosa, che quest'ombra si perde in Giovanna a lucche tremando ti chiamo Maria, ci spreso ferisce di storia mia. Ancora bruassa vacante stimba, vorria che tornasse l'amore da io, che invece si è perso e per sempre tutto. Si perde in chiupanno una croce, a lucchi e tremanno ti chiama pavia, mi sorge e ferisce che st'anima mia. Tu sei la freva, tu sei la malattia, questo bene passione che ancora mi coce, chi stombra si perde in chiupanno una croce, a lucchi che tremanno ti chiama pavia, spregio ferisce quest'anima mia. Tu bene passione che ancora mi coce, quest'ombra si perde in Giovanna la croce, a lunga che ti manda la chiama va via, su spregio ferisce quest'anima mia. Passione che ancora mi croce, che sombra si perde in chiuvanno una croce, a lucchi e tremanno ti chiama paria, mi sorge e ferisce che st'anima mia. Tu sei la freva, tu sei la malattia,
Molto simpatica questa canzone, devo dire molto brava tua figlia, molto molto brava, molto. Mi sento a pezzi. Mi senti a pezzi? Mi senti ora? Mi senti? Adesso sì, sì, sì. Dicevo molto brava tua figlia, bella la canzone e devo dire bella anche la contrapposizione di voce fra te e tua figlia. Guardala, è difficile farlo così, ma noi l'abbiamo fatto proprio spontaneamente, nel senso che lei mi ha cantato più piste, è sempre lei che fa la doppia voce, tutta mischiata tra di loro, e io l'unico lavoro è stato tecnico, cioè trovargli i passaggi, cioè, ogni, non so se ti ride tante strisce di canzoni che cantano sempre su, più o meno sulla stessa canzone, sulla stessa frase. Io ho preso tutte le frasi che ha detto, ha cantato mia figlia, e l'ho rimesse tutte in linea in modo tale che sentiva lei, l'altra sua, lei erano 3-4 voci messe insieme. Lei me l'ha cantata bene, mi è venuta pure facile costruirla. In studio, questa è stata costruita a casa mia. A casa tua, quindi cioè, lo studio era abbastanza. Lo studio sono io. Ecco. Sei tu. Quindi tutto lo studio, lo staff, cintura si è dato da fare. Senti, e quindi, Sergio, dici. Adesso ti faccio fare una cosa, te lo dico, e tu ti prepari. Ah, yeah. Psicologicamente, ok? Aiuto. Noi ogni qualvolta abbiamo un ospite, diciamo sì? Sempre. Adesso ci farebbe piacere che lei dica il suo nome, e quindi tu dovrei dire Sergio Cintura, e anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ci sei allora, fino qui? Da due secondi che mi scrivo la frase. Tu scriviti la frase. Nel frattempo, mentre tu ti scrivi la frase, io mando una tua cover, Un ragazzo di strada. Quella è bellina, è simpatica. Andiamo a sentire. Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Sono un ragazzo di strada, ti prendi gioco di me. Sono un ragazzo di strada, non devi fare così. Ho pensato, beh, sono piaciuto.
di piccola, piccola, piccola. Così. Poi è nato il nostro grande amore. E mi penso ancora con terrore. Mi hai stregato, ti ho creduta, l'hai voluto, ti ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola. Noi torniamo qui in diretta, c'è stato un piccolo nero, un piccolo bianco, come si può chiamare, o bianco nero, perché mentre stavamo parlando dei saluti, il signor Sergio Cintura mi è caduto sul più bello. Fortuna che sono riuscito. Sperando soltanto che tu non ti sia fatto male, Sergio, ci sei adesso, sì. Non mica... sono cascato, ho avuto problemi, ma sono in piedi. Sei in piedi, l'importante è cadere in piedi. Allora, come ti dicevo, tutti quanti i nostri ospiti praticamente salutano i nostri ascoltatori così, dicendo il proprio nome. Quindi hai voglia di salutarmi anche tu? Magari in un modo un po' particolare? Me lo invento, no? Sì, te lo inventi. Quando posso partire? Vai. Voi, quando sono Sergio Cintura, facemmo un mulino con Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. E mi raccomando, forza Napoli. va bene, è andata, hai visto che ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. I juventini forse hanno sofferto un po', però diciamo, per ogni tanto, una volta ogni tanto, ecco, ci può anche stare, no? Il Forza Napoli a discapito della Juve, logicamente. Si soffre in silenzio quando si vedono le partite, ma bisogna dare. Il primo amore non si scorda mai, assolutamente. Io devo dire che tu, oltre a fare il cantante, dovresti fare anche l'attore. Non so perché ti ha associo, sai a chi ti associo? A Troisi addirittura. È più di una persona mi ha dato, perché la voce che è abbastanza similare, sì, infatti, e anche il modo di parlare. E infatti, quando sua frase dice, dimmi, anche quando lui fece quella, mi fece morire quando disse, sai, la gente quando dico non ti preoccupare, guarda che ci stanno quelli peggio di te, io mi sono buttato dietro, ma non c'era nessuno, credo che fosse l'ultimo che mi fece morire, una cosa terrificante, perché è la spontaneità che forse assomiglia a lui, come spontaneità viene facile, non è che mi applico, no? Infatti, no, perché se ti applicassi vuol dire insomma che saresti avessi studiato la parte, invece è proprio la tua spontaneità che ti porta ad una simpatia particolare, devo dire. Quindi spero, è il mio mestiere che ho fatto il rappresentante per te, quindi la simpatia serve, che se un rappresentante antipatico cambi prodotto, no? Quindi anche quello, però diciamo che è sicuramente indole, certo. E quindi sono fatto così e quindi esprimo così il mio concetto di vita, diciamo. Bellissimo. Senti, a parte gli scherzi, io ti ringrazio infinitamente per questa tua venuta qui nel mio salotto e che dirti, a risentirci presto. Volentieri, sono a disposizione, così tu sei a disposizione. Disposizione. Come volete, io da qua non mi muovo, perché sto in giardino e sto bene, poi questo lo racconterò. Però io dico una cosa, no. Ma tu che stai dicendo in continuazione, sto in Sardegna e stai bene, ma tutti quelli, gli amici tuoi che vivono a Napoli, non sono un pochettino gelosi? Io ogni anno vado in Sardegna a fare i bagni. Ah. E già questo ho molta, noi, dalla nostra parte, è meglio invidia che pietà, no? Nel senso che sto in Sardegna e più c'è detto che chi tiene la lingua va in Sardegna, eccomi qua. Sono in Sardegna, ho vinto un concorso tanto tempo fa, mm-hmm. e mi sono trovato bene, devo dire che ci sta bene, non direi una bugia. Napoli è bella, ci vado per fare festeggiare tutte le mie cose bene, tutta la mia gioventù passata lì, quindi non, certo. Non, con il classica situazione, il primo amore, non,
non si scorda mai. Tu ce l'hai a Napoli, bello il primo uno, amore. Bello l'altro, vanno bene tutti e due, ma l'Italia è bella, cerchiamo di fare discorsi di tutto. Che se noi da ragazzino diceva, se noi in Italia avessimo messo in condizione l'Italia di fare solo e soltanto come dire, tutte le sport, attività mare, certo, messa al massimo della situazione, noi saremmo qua a cercare soldi in giro col PIL che sale e che scende. Dobbiamo fare agricoltura, il bagno a tutti quanti e serenità, perché noi l'italiano è sereno sotto, certo, il profilo, certo, se lo lasci in pace è sereno, se invece incominci a togliere roba in tanti, togli un pezzo e non funziona. Hai ragione. Ai, ai, ai. Hai ragione. Non mi fa da accendere sulla politica. No. C'è Laura che dice di salutare la sua isola, perché Laura è di origine sarda, quindi certo, in questo momento ti sta invidiando. Se ne stava a Napoli, mi salutava a Napoli, perché sono due cose eccezionali. Lei sta a Roma. La facciamo salutare lo stesso, Roma? È Roma, come pure Roma è bella, poi il Colosseo, cioè, andiamo a Piazza Nuova in 600, e no, siamo troppi, in 600 in macchina, invece in 600 in persona, molto più esagerati i romani. Infatti. Io poi avevo tutte le aziende a Roma, quindi l'ho visitata molto spesso. Molto spesso. Bellissima. Va bene Sergio, io ti ringrazio veramente con tutto il cuore per essere stato qui con noi, sei una persona simpaticissima e ci risentiremo comunque sicuramente molto presto, ok? Grazie Antonietta. Grazie a te, un abbraccio. E che ti devo dire? Due abbracci, voglio essere sempre superiore. Ah, vuoi due abbracci, va benissimo, arrivano due abbracci. Allora. Buona giornata. Anche a te, mi raccomando, non consumare troppo la Sardegna, lasciala un pochettino anche agli altri. No, vado avanti e indietro a piedi, le scarpe le consumo, ecco, ma è difficile fare di più. Una buona giornata a tutti, prossimo giro, prossima corsa. Ok, grazie.